Ok, prof, ci hai convinto. La Bibbia è un documento fondamentale della nostra cultura e vogliamo leggerla. Ma quale Bibbia ci dobbiamo procurare? E ho subito una buona notizia per voi. La Bibbia già ce l'avete. Provate a cercarla, sicuramente sarà in qualche scaffale dei vostri genitori. Provate, ma probabilmente anche tra i vostri libri, forse l'avete ricevuta addirittura in regalo il giorno della vostra prima comunione. E magari sta lì, magari ancora incelofanata, perché tanto si sa, la Bibbia è talmente sacra che è meglio non toccarla proprio. Ma qualcuno potrebbe dirmi, ma chissà, quella Bibbia forse è di molti anni fa, forse è una edizione vecchia. Ebbene, un altro segreto, la Bibbia è comunque molto vecchia, antica, e per giunta quella Bibbia che avete voi non è l'originale, perché l'originale non è scritto in italiano, è una traduzione, quindi una traduzione vale l'altra, perché tanto si sa, alla fine tradurre è sempre un po' tradire. Perché, dovete sapere, la Bibbia è scritta in tre lingue antiche, l'ebraico, l'aramaico e il greco. Se non conosciamo queste lingue e non siamo grandi filologi, dobbiamo accontentarci di una traduzione qualsiasi. Ma qualcuno potrebbe chiedermi, se per caso non dovessi trovare la Bibbia a casa, come posso fare? Semplice, la troverai su internet, ci sono diversi siti che riportano tutta la Bibbia. Io ti voglio consegnare questo qui, bibbiaedu.it. È un sito bellissimo dove troverai diverse traduzioni in italiano della Bibbia e anche i testi originali in ebraico, aramaico e greco. E ora l'ultimo segreto. Qualsiasi Bibbia voi abbiate tra le mani, anche quella in ebraico, non è comunque mai l'originale, perché di nessuna pagina della Bibbia, anzi di nessun versetto della Bibbia, noi abbiamo lo scritto autografo dell'autore, per intenderci quello scritto direttamente dal profeta Isaia e firmato da lui. Quello che abbiamo in realtà sono solo dei testi ricostruiti sulla base dei codici più antichi che si riferiscono a molti secoli dopo. È un po' la sorte di tutti i libri classici, di nessun libro antico noi abbiamo lo scritto autografo. Però abbiamo le edizioni critiche, cioè gli autori, i filologi, hanno tentato, e spesso ci sono riusciti, approssimandosi molto alla verità, di ricostruire il testo originale sulla base dei codici. Quindi i testi che voi avete nella lingua originale sono corredati da note che riportano le varie varianti che si trovano sui vari codici, e tra questi gli autori cercano quello più verosimile e diciamo coerente con il contesto. Per cui non preoccupatevi, abbiamo delle ottime traduzioni e ora non avete più scuse, la Bibbia ce l'avete, dovete solo prendere il coraggio di aprirla e di leggerla, anche con un semplice clic. Troverete tutte le indicazioni qui in descrizione a questo video, vi invito soltanto a mettere mi piace su questo video, se vi è piaciuto veramente, se lo trovate utile, e magari anche ad iscrivervi al vostro canale ed attivare la campanella, perché ci saranno altri video che vi accompagneranno in questa avventura. Alla prossima, qui sul canale di OK Prof.